Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare la parte posteriore della copertina del mio quaderno dei progetti. Inizialmente avevo deciso di foderarla solo con carta scrap, però obiettivamente anche questa è una superficie sul quale posso provare a fare una decorazione particolare. Come avevo detto, farò vari layout da inserire nel mio quaderno. Chiaramente l'idea è io utilizzerò dei materiali, delle tecniche particolari per fare queste decorazioni, ma tutto quello che io farò su questi cartoncini voi potrete tranquillamente rifarlo su delle scatole in legno, di cartone, sul vostro art journal, dappertutto. Cioè, quindi la mia idea è quella di farvi vedere come magari si possono abbinare materiali diversi e tecniche diverse, e poi sfogo alla vostra creatività e potrete fare quello che vi passa per la testa. Per cominciare, passo del gesso stamperia, in questo caso su tutta la copertina, perché questo mi permetterà di preparare la superficie alle lavorazioni che voglio fare successivamente. Ora vado a ritagliare un pezzo di carta stamperia che avevo avanzato di un altro lavoro. È sempre meglio, quando si utilizza la carta di riso, strapparla anziché tagliarla con la forbice, perché così, quando andremo ad incollarla sul supporto, si vedrà meno il bordo dopo la colla. Se invece noi tagliamo con la forbice, quindi il taglione, si facciamo un taglionetto, questo taglionetto, una volta incollato sulla carta, rimarrà più difficile da nascondere. Invece la carta strappata rimane praticamente, una volta incollata, col bordo inesistente. Togliamo ancora questa parte qui. In questo modo. Ok, con la Mix Media Glue andiamo ad incollare la nostra carta di riso sul nostro supporto. Ora, con dei colori allegro di stamperia, ho preso un viola, un'uva fragola, un cappuccino e un verde pallido, che sono dei colori che richiamano molto i colori che ci sono nella mia carta di riso. Vado a colorare la parte esterna che è rimasta bianca. Grazie.
Ora timbriamo con delle scritte la parte che ho colorato in modo da renderla più uniforme con la carta di riso decorata che c'è sulla mia copertina. Uso del timbro del tampone nero indelebile. Facciamo lo stesso anche dietro. Adesso con la modeling paste nera voglio mettere dei decori sul bordo esterno dove non c'è la carta di riso. Utilizzerò questo foglio di stamperia, questa decorazione nel particolare. Facciamo così. Così abbiamo decorato l'esterno della copertina. Ora voglio attaccare delle decorazioni. Allora, ho fatto questi tre orologi. Praticamente ho stampato con la laser su carta normale questi orologi che ho ripreso da internet. Ho cercato delle immagini, le ho stampate. Poi le ho praticamente ripassate con la mix media glue, così praticamente ho reso il supporto impermeabile. Quindi ho spennellato con la mix media glue gli orologi, li ho ritagliati e li ho attaccati su carta adesiva. In questo modo mi serviranno come decorazione per la mia copertina. Prima di tutto però passo anche qui i bordi con il tampone nero in modo da renderlo più uniforme con il resto della copertina. Quindi facciamo questa operazione. Attaccati gli orologi per dare maggior profondità, vado a passare il mio Big Brush Pen nero intorno agli orologi e poi con il pennellino a scalpello e l'acqua vado a creare delle ombre. Per concludere la decorazione pensavo di ritagliare dei fiorellini con questa fustella da questa carta che ho creato con degli acquacolor spruzzati gialli e viola dello stesso colore della mia carta di riso decorata.
E anche la copertina posteriore del mio quaderno dei progetti è terminata. Questo è il risultato finale. Ho ancora attaccato dei fiorellini e delle foglioline di cartoncino che avevo fustellato tempo fa, perché lo scopo di questi layout che voglio farvi vedere, di queste pagine che andrò a creare all'interno del mio quaderno dei progetti, è anche proprio quello di utilizzare, come ho fatto io in questo caso, pezzi di carta di riso avanzati, dei pezzi come questo che avevo provato a fare con dell'acqua color per vedere il risultato, e non si butta mai niente in questo caso, perché poi vedete, ho utilizzato il colore, casualmente era perfetto per la mia carta e l'ho utilizzato per fare dei fiori. Quindi vorrei anche farvi proprio vedere come utilizzare le cose che si hanno, perché lo scopo è proprio quello di utilizzare le cose che si hanno senza buttarmi mai via niente e fare qualcosa di creativo ogni volta in maniera così come può venire in mente in quel momento. Perché anche in questo caso, mentre ho fatto questa copertina, delle cose le avevo già stabilite, però delle altre, man mano che uno poi crea qualcosa, il bello è proprio quello di poter inserire delle cose che un momento prima non si sarebbe neanche mai immaginato. La parte posteriore, cosa ho fatto? Dopo aver appunto, come avete visto, colorato e timbrato, anche qui ho strappato un pezzo di carta scrap che avevo, che aveva i colori casualmente che andavano bene con quelli che ho utilizzato, e ho fatto due tag. Qua ho attaccato un semplice tag nero dove ho attaccato la stessa carta con dei pezzettini, ho ritagliato delle farfalle e ho fatto lo spazio per eventualmente inserire una foto, vedete così. Quindi mettiamo un tag. E questo, anche questo è un piccolo tag che ho fatto con la stessa carta, così per decorare il retro della copertina. A questo punto non ci resta che andarla ad inserire nel nostro quaderno, nella parte posteriore. Così. E a questo punto anche il retro è terminato. Il mio quaderno comincia a prendere forma. Ho iniziato ad inserire già delle pagine dove mi ero scritta come fare degli album di scrapbooking. Adesso pensavo di dividerlo magari in settori a seconda dei vari lavori che ho intenzione di fare, però questo man mano che ne avrò bisogno lo farò crescere a seconda delle necessità. Diciamo che anche il video di oggi è terminato. Se avete dubbi o domande da fare, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, altrimenti se volete lasciare anche solo un commento sarò felice di leggerlo. Come dico sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E con questo non mi resta che salutarvi, augurare come sempre buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!